Si intitola Le marche romantiche e misteriose ed è la sua penultima fatica letteraria. Di che cosa tratta? È un libro che racconta 30 personaggi storici della nostra regione legati in qualche modo alle marche, eh, soprattutto nell'ambito dell'arte, quindi eh, artisti, mecenati, scultori, pittori e la caratteristica che li ha comune è, quelli, è quella di essere stati molto famosi in vita o di aver comunque segnato in qualche modo la storia della nostra regione ma di essere poi caduti nell'oblio, nel dimenticatoio e quindi lo scopo era... Eh, Far, far luce non soltanto su di loro ma anche sui luoghi, gli itinerari e eh, tutto ciò che li riguarda nella nostra regione. E ha dedicato un capitolo anche alla città di Fano e a un suo personaggio. Sì, ho parlato di Giacomo Torelli, eh, scenografo fanese, che eh, anche lui purtroppo non è abbastanza riconosciuto nel suo talento a livello internazionale. Eh, fanese di origine ebbe una grande fortuna prima a Venezia e poi in Francia, ma alla fine ritornò a Fano, eh, si occupò del Teatro della Fortuna e infatti poi ci sono delle schede che riguardano anche Fano e i luoghi legati a Torelli qui nella nostra città. Si parla però del nostro territorio anche nel suo ultimo libro. Sì, è uscito diciamo a novembre, quindi da pochissimo, um, 100 cose da sapere e da fare a Pesaro e d'Intorni del gruppo editoriale Raffaello, quindi una casa editrice diversa, è un vademecum con tutta una serie di spunti e cose da fare nei dintorni del Pesarese, ovviamente non poteva mancare Fano con itinerari medievali, classici, romani, rinascimentali e anche una bella bicipolitana che, co eh, che collega Pesaro e fanno per chi vuole andare in bicicletta.